Un piacere che io sono qui e io parlare in inglese, Michael, traduttore. Ok, molto grazie, io sono tre felice. Molto felice. Going to give you an overview or the talk that I will address in the next 45 to 50 minutes. Buongiorno, adesso desidero darvi un'illustrazione degli argomenti che tratterò nei prossimi 50 minuti. I'm going to be talking to you about optimized wellness. Comincerò a parlando dell' ottimizzazione dello stato di benessere. Quantum biology. Parleremo di biologia quantistica e the epigenome and DNA that we already heard about. Abbiamo già affrontato l'argomento, ma riepiloverò il concetto dell'epigenoma e del DNA. And then we'll define epigenetics. Darò una definizione dell'epigenetica. And then we'll talk about a structure that we use to do the epigenetic testing, which is the hair bulb. E poi vi parlerò della struttura che noi utilizziamo per fare i test epigenetici, nella fattispecie il bulbo capillare. Then I'm going to introduce some technology that we have developed in order to scan the body epigenetically. E poi vi parlerò della tecnologia che abbiamo messo in piedi appunto per fare le scansioni per questi test epigenetici. Then I'm going to talk about resonance and its relevancy. Parlerò anche di risonanza e di rilevanza. And then finally I will talk about quantic systems aligned with nature. E infine parlerò anche dei sistemi quantici o quantistici, come dir si voglia, e l'armonia che rappresentano con la natura. The majority of us are under living our potential. Allora, la maggior parte di noi oggi vive al di sotto del proprio potenziale di stato di benessere. And that is because our lifestyle. E questo è dovuto al nostro stile di vita, which includes the environmental exposure, che evidentemente comprende anche l'esposizione ambientale, to signals that impact our gene expression. Come dire, nell'ambiente vi sono degli stimoli e dei segnali che hanno un impatto sulla nostra espressione genetica. So we need to be empowered to find out what we can do to overcome the hazards of daily living. Pertanto dobbiamo diventare consapevoli e prendere in mano appunto il nostro potere decisionale per riconoscere quali sono questi rischi che noi incontriamo quotidianamente nella nostra vita. And unfortunately, we don't know how to do that. E purtroppo questo non è facile da fare e spesso non sappiamo come farlo. So, we're going to use certain lifestyle factors like our diet, nutrition, our lifestyle, so that we can change the way we think about our life. Dobbiamo quindi portare alla nostra concentrazione e attenzione su alcuni fattori che rappresentano, se vogliamo, il nostro stile di vita e comprendono le abitudini di nutrizione, di dieta e lo stile di vita in generale. Our thoughts control our emotions and our emotions control our thoughts. C'è anche l'aspetto di come il nostro pensiero determina un impatto sulle nostre emozioni e come le emozioni a loro volta hanno un'influenza sul nostro pensiero e il modo di pensare. So, it's a two-way street. Quindi è una via biunivoca, cioè va e torna questo meccanismo. So now we're going to apply the latest knowledge and research so that we can talk about the technology. Adesso desidero illustrarvi gli esiti, i risultati delle ultime ricerche scientifiche in modo da poter inquadrare appunto l'argomento. And this is based on quantum biology and epigenetics. Nella fattispecie parliamo della biologia quantistica e dell'epigenetica. We are all made of not only atoms, but energy.
Noi tutti siamo composti non soltanto di atomi, ma di energia prevalentemente. And it is vibrational energy. Quando parliamo di questa energia, parliamo di energia vibrazionale. It's just like playing the piano. Ed è un po' come la metafora del suonare il pianoforte. The melody is our life. La nostra vita è la nostra melodia. And the way the notes resonate with one another is the epigenome. Ebbene, l'epigenoma è determinato praticamente dalla maniera in cui le note risuonano le une con le altre. So you can play jazz, you can play a classical concert, you can play rock, you can play beautiful romantic music. Quindi possiamo suonare musiche di tipo diverso, dalla musica romantica al rock, al jazz o la musica classica. And each one of them will bring an emotion from you. E ciascuna di queste risonanze musicali solleciteranno un determinato tipo di emozione. And I play the piano and sometimes I cry when I'm playing. Talvolta io suono il pianoforte e mentre suono, a seconda di quello che suono, mi viene anche da commuovermi e da piangere. Because the vibration is so strong with me. Perché quella vibrazione risuona molto forte in me. And this is epigenetics. E questo è un modo per illustrare quello che avviene a livello epigenetico. My body responds to that vibration. Come dire, il mio corpo risponde a quella energia vibrazionale. With more vibration. Con un'ulteriore vibrazione. And even my dog gets excited. Anche il mio cane si entusiasma e si commuove. Because he's picking up the feeling that I'm using to play that music. Perché il cane recepisce, raccoglie le sensazioni che emergono da quella suonata. So it's very important to look at the way energy moves. Pertanto è importante osservare come si muove l'energia. And that is emotion. E questo si chiama emozione. E energy. E sta per energia. Motion, mozione, movimento. Motion, peraltro, in inglese vuol dire movimento, quindi emozione e movimento. In inglese è una sola parola, ma vuol dire tutte e due le cose. So we need to make sure that we know that we can influence our gene expression. With this energy. Quindi noi dobbiamo diventare consapevoli del fatto che siamo capaci di avere un impatto sulla nostra, sul nostro stato epigenetico grazie a questo tipo di energia e queste scelte che facciamo. What we will impact is our DNA. Quello che, di cui stiamo parlando in effetti è poi un impatto sul DNA. But nothing like impacting the histones, the proteins that drive the DNA. Però in effetti l'impatto è sulle proteine che sono all'interno del DNA. This is called the epigenome. Ed è questo il concetto di epigenoma. And it's called non-coding DNA. Qui quando parliamo di questo aspetto parliamo del DNA non codificante. And also used to be known as junk DNA. Che una volta si chiamava anche junk DNA, cioè DNA spazzatura. È quella parte del DNA che non viene praticamente, che non è codificante. Geneticists have only looked at coding DNA, which is only 2%. I genetisti invece si sono focalizzati sullo studio del DNA codificante, che rappresenta soltanto il 2% del DNA. And because of that, that one influences the genotype. Ed è questa parte, il codificante, che ha l'impatto sul genotipo. But the non-coding impacts the phenotype. Mentre invece il DNA non codificante ha un impatto sul fenotipo. And this is what changes based on the environment. Ed è questo quello che cambia, si trasforma sulla base dell'ambiente. In the 1700s there used to be a biologist called Lamarck. Lamarck nel 700, un biologo. And he said in those days
that the influence on the environment impacts the genome of the species that lives in that environment. Già nel Settecento ha affermato Lamarck, biologo francese, che appunto i segnali, gli stimoli che vengono dall'ambiente hanno un impatto sul patrimonio genetico della specie che vive in quell'ambiente. And we got mimetism as a consequence. E la conseguenza di questa teoria di Lamarck ha portato a quello che chiamiamo e conosciamo come il mimetismo, la capacità mimetica delle specie. So that they can protect themselves from being eaten by other predators. Che chiaramente diventa una forma di tutela per impedire di essere, come dire, vittime dei predatori. We know that our bodies are made of trillions of cells. Noi sappiamo che il nostro organismo è composto da migliaia di miliardi di cellule. And all this is because we got information. E questo è perché abbiamo, possediamo informazioni. And that is packed within the autosomes and the chromosomes. Queste informazioni, appunto, sono imbottiscono, se vogliamo, gli autosomi e i cromosomi. And we know that DNA has information. Sappiamo altresì che il DNA contiene informazioni. And we call the packets of information genes. E noi questi pacchetti di informazioni li chiamiamo geni. The Human Genome Project discovered that there were about 23,000 genes. Il progetto del genoma umano ha rivelato poi che esistono nel DNA umano 23,000 geni. And this caused a lot of confusion. E questo ha generato tanta confusione. Because we got hundreds of thousands of proteins. Perché abbiamo centinaia di migliaia di proteine anche. So something is missing. Quindi qui manca qualcosa. To explain the variety of proteins versus the number of genes that codify for them. Come dire, è difficile spiegare l'esistenza di questo numero di gran lunga superiore di proteine con un numero inferiore di geni che poi li codificano. So could the answer be epigenetics? Quindi qual è la risposta? Potrebbe essere che la risposta è l'epigenetica? And in fact it is. In effetti questa è la risposta. Epigenetics is a study of gene expression under the influence of environmental signals, not the genome. Allora, l'epigenetica è lo studio dell'espressione del gene sotto l'influenza dei segnali informativi che vengono dall'ambiente, micro e macro. And as we saw with the last speaker in one of the slides, e come abbiamo visto con il relatore precedente in uno dei suoi lucidi, epigenetics is about methylation. L'epigenetica ha a che fare con la metilazione, the histones, gli istoni, and the remodeling of the chromatin. E il rimodellamento della cromatina. And histones and chromatin are proteins. Sia gli istoni che la cromatina sono proteine. They are not nucleic acids. Non sono acidi nucleici. And these are the ones that play a major role in allowing the expression of the epigenome. E sono essi che hanno il ruolo prevalente nel permettere l'espressione genetica. The word epi means above. Epi etimologicamente vuol dire sopra. And therefore the epigenome means above the genome. Quindi epigenoma vuol dire sopra il genoma. So this can be passed on from generation to generation as well. C'è ereditarietà di questi elementi e quindi vengono trasferiti da generazione a generazione. And we pass this on by our thoughts and our beliefs. Li trasmettiamo anche attraverso i nostri filtri mentali, come le convinzioni, per esempio i nostri pensieri. Because everything is resonating with that vibrational energy. Perché tutto risuona con quell'energia vibrazionale. And in quantum physics and quantum mechanics, there's no time or space. There's no time, there's no space. E nella meccanica quantistica, quindi nella fisica quantistica, non esiste la dimensione spazio-tempo. So the only time we got is here,
now. L'unico tempo che abbiamo è il qui ed ora. And that is always. Ed è sempre il qui ed ora. And that impacts in everything that we do now and in the future and what we've done in the past. E questo ha un impatto su tutto quello che facciamo oggi, domani e nel passato. So it's important to know that our beliefs and our thoughts have a direct impact in our emotions. Quindi è importantissimo sapere e ricordare che le nostre convinzioni e i nostri pensieri hanno un impatto diretto sulle nostre emozioni. And Candice Perth wrote a book called The Molecules of Emotion. Candice Perth. Candice Perth ha scritto appunto un libro su questo argomento. The molecules of emotion. Le molecole delle emozioni. And these are neuropeptides. E qui, questi sono neuropeptidi. And they are all distributed in our digestive tract. E i neuropeptidi sono distribuiti nel nostro tratto intestinale e digestivo. Especially in the jejunum. Soprattutto nel jejunum. The ilium and the ischium. Nell'iliaco e nell'ischio. L'ilium. Ilium, no iliaco, iliaco is a bone. Nell'ilium. Smaller in the bowel. And these are amazing because when you are nervous, when you are excited, your gut is the first one that responds. Per questo è questa parte del nostro apparato digerente che reagisce e risponde quando proviamo stress e cariche emozionali forti. And we have more neuropeptides in our gut than in the brain. Abbiamo molti più neuropeptidi a livello intestinale che non a livello cerebrale. And hence the name of digestive system has been changed. E per questo è cambiato il concetto, se vogliamo, del sistema digestivo. Now we call it the enteric nervous system. Oggi lo chiamiamo infatti il sistema nervoso enterico. And that is another brain. Che rappresenta quindi un secondo cervello. So by understanding some of the epigenomic influence, we can change our diet. Quindi se riusciamo a comprendere appunto l'influenza epigenomica, noi possiamo modificare la nostra dieta. To impact on our lifestyle. In modo che possa avere un impatto sul nostro stile di vita. These two ladies are twins. Queste due signore sono gemelle. Identical twins. Sono omozigote, sì. Omozigote. Grazie per il suggerimento. And you can see the difference between one and the other. E vedete la differenza però tra l'una e l'altra. And that is just because of the way they live. E questo, questa differenza è dovuta esclusivamente al loro stile di vita. And the weight that this one has put on has allowed her to survive. Il sovrappeso che questa signora ha le ha permesso di sopravvivere. She's carrying a lot of emotional baggage. Lei porta, se vogliamo, bagaglio emotivo molto forte. And her body needs to adjust to carry all that weight. E chiaramente il corpo si deve ritarare per portare quel peso eccessivo. So now we use the hair. Noi quindi utilizziamo il capello. And we use the bulb of the hair. E usiamo il bulbo del capello. Because that has the same embryological origin as that of the brain. Perché contiene la stessa origine embriologica del cervello, il bulbo capellifero. It comes, they both, our brain and the hair come from the ectoderm. Entrambi vengono dall'ectoderm, cioè sia il cervello che il bulbo capillifero. So the hair has a sensory function. Quindi il capello in questo senso ha una funzione sensoriale. But the hair is dead, it's only made of chromatin and melanin. Il capello è morto, è fatto solo di cromatina e melanina. The only part that is alive is the bulb. L'unica parte viva è il bulbo. That is inside the follicle. Che si trova all'interno del follicolo. I'm gonna give you example because this is important that you know. Adesso
we're going to talk later. Adesso vi do un esempio perché questo è molto importante per quello che diremo dopo. This is like a hair. Immaginate che questo sia un capello. And this blue part is the bulb. E la parte qui blu è il bulbo. And inside the bulb is the root. E all'interno del bulbo c'è la radice. And with this I can write. Io con la radice posso scrivere. But the rest is not functional. La parte rimanente non è funzionale. My hand like that. Se pongo la mano così. Is the follicle. Qui rappresento il follicolo. That is attached to the skin. Che è legato all'epidermide. It's called the pilo sebaceous unit. Pilo sebaceous unit. Si chiama l'unità pilo sebacea. So the hair comes inside like that. Quindi il capello è all'interno del follicolo così. And it's got a sudoriferous gland. Ha delle ghiandole sudorifere. And also a sebaceous gland. E anche ghiandole sebacee. Okay. And it takes 80 days for the hair to grow from this to come through the surface of the scalp. Ebbene, ci vogliono 80 giorni affinché il capello cresca dal livello bulbare fino a superare il livello dello scalpo. And it grows because of hormones. E questa crescita è dovuta agli ormoni. So male hormones change into female hormones. Pertanto sono ormoni maschili che si trasformano in ormoni femminili. So testosterone and androstenedione become estrogen. Per cui il testosterone and l'androstenedione diventano estrogeno. Delta 4 androstenedione changes into estrogen, into estrone. Quindi si trasformano in estrogeno. And that's what allows the hair to grow. Estrone. And then è questo che permette al capello di crescere. And then there's a structure called the erector pili muscle. E poi c'è una struttura che si chiama muscolo erettore. And that one, il muscolo erettore del capello, allows the hair to rise, che permette appunto di like sollevare chicken. Il capello. Okay, so it seems that the hair is alive, but it's not. Quindi sembra che quindi il capello sia una struttura viva, ma non lo è. It's only biochemistry. È solo un meccanismo biochimico. And biophysical. E biofisico. Because a thought can make your hair stand up. In effetti anche un pensiero può far rizzare i capelli. Okay. Okay, so we have done all that. So I don't have to look at that anymore. Now, the important thing is that the hair stores information. Una cosa molto importante da sottolineare è che il capello custodisce informazioni. And that's very important. E questo è un aspetto molto importante. Because it is just like an antenna and a receiver of information. È come se fosse un'antenna capace di ricevere e catturare informazioni. It also stores toxins and heavy metals. Inoltre è in grado di immagazzinare anche tossine e metalli pesanti. So we can use the hair as a biomarker. Quindi noi possiamo usare il capello come un marker. But what we use is not the entire hair, it's just the bulb. Ma quello di cui ci avvaliamo non è il capello nella sua interezza, ma il bulbo. So when we take it, we need to take it from the back of the hair, quindi, the back of the head. Quando noi quindi preleviamo il capello, dobbiamo prelevarlo dalla parte della nuca. Because the spine and the rachidius bulb are linked here. Perché sia la colonna vertebrale che il rachide sono collegati proprio in questa parte della testa, del collo. So the vibrational energy is very strong here. Pertanto l'energia vibrazionale è molto molto più potente in questa zona della testa. Now, what we do is we take hair and we put it into something we call the S drive.
Allora, noi quindi preleviamo il capello e poi lo collochiamo su una cosa che chiamiamo l'S drive. S comes from signature, firma. Allora, la S sta per signature, che vuol dire firma. And that means all of us have an entity, but we have an identity. And our identity is our signature. Tutti noi abbiamo sia un'entità, ma abbiamo un'entità anche che si chiama identità. E in questo caso la nostra identità è questa firma. So we can capture that signature and send it via the internet to an informational center in Germany. E quindi noi catturiamo questa firma attraverso il bulbo sul S-Drive e inviamo queste informazioni ad un centro che si trova in Germania. It's in the city of Hamburg. Ed è appunto un centro, un laboratorio che si trova ad Amburgo in Germania. When that information gets there, it is decoded, encoded and converted into a digital form so that it can be returned to the person whose hair was used. E quando questa informazione giunge in questo laboratorio in Germania, viene decodificata e poi di nuovo ricodificata e convertita in formato digitale per essere rispedita laddove è stato prelevato, quindi alla persona, al soggetto a cui appartiene il capello. And you get that back in 15 minutes after taking the hair. Viene restituito appunto l'informazione in formato digitale dopo 15 minuti da quando è stato fatto il prelievo del bulbo capillare. And it comes in a thick report. E ritorna questa informazione in formato digitale con una bella spessa relazione. And we got several types of reports. Ci sono diversi tipi di relazioni che vengono prodotti da questo sistema. And that is the picture of the S-Drive. Questa è appunto l'immagine del dispositivo chiamato S-Drive. We place the hair here. Noi collochiamo il capello qui. We take it with these tweezers. E lo prendiamo appunto con la pinzetta. It's important, very important, that we don't touch the hair. È molto importante non toccare con le dita, con le mani il capello. Because in our fingerprints we got enzymes that break down their RNA. Perché sulle nostre impronte digitali noi abbiamo degli enzimi che scompongono l'RNA. So we need to take the hair very carefully using the tweezers without touching it. Quindi il capello deve essere prelevato con molta attenzione senza toccarlo, ma toccandolo semplicemente con le pinzette. And then we put that lead on top of it. That lead goes on top. E poi dopo aver posto il capello qui, il bulbo, noi poniamo quel coperchio lì che vedete trasparente sopra. And this is the cable that we hook to the computer. E questo è il cavo che collega il dispositivo al computer. The information is not to be medical nor diagnostic. Ebbene, questa informazione non intende essere né di natura medica né di natura diagnostica. It's just a scan. È semplicemente una scansione. And it's been approved by many departments in Europe and in China and in the United States. È stata approvata e ha ricevuto varie certificazioni, sia certificazioni europee che anche cinesi. Just to say that this is not a medical device. E questo per sottolineare che qui non stiamo parlando di un dispositivo medicale. So any therapist can use it anywhere around the world. Quindi qualunque terapeuta può utilizzarlo ovunque nel mondo. And the important thing is that resonance is information that is not a measure of the physical state, it's just the vibrational state. Una cosa importante da sottolineare è che la risonanza è informazione, ma non è informazione che vale come parametro fisico, invece si riferisce ad informazioni di tipo energetico.
So here we're going to talk about two things that everybody likes. How reproducible is this? Allora, adesso parleremo di due cose che sono importanti per molte persone, cioè quanta riproducibilità c'è in questo di cui stiamo parlando. And the answer is very simple. E la risposta è semplice. This is not Newtonian, it's not linear. Qui non parliamo di una dimensione lineare di tipo newtoniana, della fisica newtoniana. This is quantum physics. Qui stiamo parlando nell'ambito della quantistica. And it's all about probability. E quindi si parla di probabilità. And that is why the so-called scientific method doesn't quite work. Ed è per questa ragione che non funziona il cosiddetto metodo scientifico. Because it's based on observation and repetition of the event. Perché il metodo scientifico è basato sull'osservazione e la ripetibilità dell'evento. And unless you're a robot, there's no way you can repeat anything. E allora, a meno che non siamo dei robot, non possiamo ripetere mai qualcosa alla stessa maniera. That's why in science we use statistics, the p-value. Ecco perché nella scienza usiamo la statistica, il valore p. Because nothing at all can ever be repeated exactly in the same way. Perché mai nulla può essere replicato esattamente alla stessa maniera. And this used to be a very big argument between Niels Bohr and Albert Einstein. C'è stata una diatriba tra Niels Bohr e Einstein. Because the observer can influence the result of the test they are doing. Perché l'osservatore è in grado di influenzare l'oggetto dell'osservazione. And so Niels Bohr said you can never measure anything. E quindi Niels Bohr ha detto non potrai mai misurare nulla. Because it will change like that. Perché cambierà così. I would advise you to look up in YouTube the double slit experiment. Vi consiglio di andare su YouTube e andare a ricercare l'esperimento a doppia elica, double helix. Double slit ranura. Double fissura. Sì, il famoso gatto di Schrödinger si chiama quello. Ok, è chiamato anche come gatto di Schrödinger e sarebbe il test con le doppie fessure sul pannello. And you will see how complex this is because it goes against every single thing that we have been taught. Allora, se andate ad osservare appunto la spiegazione di questo esperimento, vedrete che è anche molto difficile capirlo e concepirlo perché viola tutti i parametri, no? Dei nostri paradigmi. And Einstein didn't like it at all. E chiaramente questo non era molto gradito ad Einstein. And Schrödinger in 1937 used for the very first time the term entanglement. E infatti fu Schrödinger nel 1937 che per la prima volta usò il termine entanglement, che vuol dire legame dei quanti. And nota del traduttore. Einstein called this phenomena spooky action at a distance. E Einstein questo fenomeno lo definì spooky action at a distance. Spooky in inglese è quasi intraducibile in italiano, vuol dire qualcosa che ha a che fare con i fantasmi. Quindi azioni, come dire, dei fantasmi che avvengono a distanza. So accuracy and reproducibility do not equal relevancy in a living quantum epigenomic system. Quindi la precisione, l'accuratezza, la precisione, la riproducibilità non corrispondono alla rilevanza in un sistema epigenomico quantico. And the key word for this is the relevance. E qui la parola chiave è rilevante o how rilevanza. Relevant is to know what your body is doing right now. Cioè la rilevanza di cosa fa il corpo in questo istante. Because that means it's directing you towards an event. Questo significa che ti sta indirizzando in questo istante verso un evento. And that event will manifest itself sooner or later. E quell'evento si manifesterà prima o poi. But with the report, with what information that it gives you, you can deviate from there.
ma con il report, quindi la relazione che si riceve e con le informazioni in essa contenute, si può deviare da quello stato. So you want to develop that. And this is why epigenetics says you are not a slave of your genes. E quindi deciderai di evolverti o di andare in quella direzione, è per questo che l'epigenetica dice tu non sei schiavo dei tuoi geni. So it doesn't matter if your mother, your father, your auntie, your grandmother have had any sort of chronic conditions. If you live according to your epigenome, you'll never develop them. Quindi non ha importanza se i tuoi antenati, tua mamma, tuo padre, tuo nonno, tua nonna abbiano avuto condizioni di patologie croniche genetiche. Tu, se cambi il tuo stile di vita e fai scelte diverse, tu potrai non contrarre mai quel tipo di patologia. So our behavior cannot be explained by mechanics. Quindi il nostro comportamento non è spiegabile con la meccanica. And we've seen this with a photo where I show you two identical twins homozygotes, and yet they are completely different. They look completely different. E questo è illustrabile con quella foto che vi ho fatto vedere prima delle due gemelle omozigote che appunto erano diversissime fisicamente. But their genome is exactly the same. Mentre il loro genoma è identico. But the phenotype is completely different. Mentre è diverso il fenotipo. Everything is constantly changing. Nothing ever stays the same. Tutto muta costantemente, nulla rimane mai uguale. One thought changes your physiology. Basta un solo pensiero per cambiare la tua fisiologia. Conditioning changes your physiology. Il condizionamento cambia, trasforma la tua fisiologia. As doctors we know very well the white coat syndrome. E come medici conosciamo tutti bene la sindrome del camice bianco. Where just by seeing a white coat, the patient's blood pressure goes very high. Basta vedere il camice bianco e il paziente subito è colto da ipertensione. And patients who have had chemotherapy and radiotherapy throw up, vomit. And they see a bucket and they vomit. Allo stesso modo, un paziente che è stato sottoposto a chemioterapia, a radioterapia, o vede per esempio un secchiello, vomita istintivamente. And then they don't have to have that anymore. They keep on seeing the bucket and they keep on throwing up. E anche se non fanno più poi la chemio, vedono il secchio e vomitano per riflesso condizionato. Exactly, un riflesso condizionato. That's right. So. Quantum biology or neuroepigenetics follow this linear behavior. We cannot predict what is to happen. Quindi né la biologia quantistica né l'epigenetica seguono questi schemi o comportamenti lineari dell'informazione. What we know is that the way we feed ourselves changes all the time. Quello che sappiamo è che il nostro nutrimento cambia continuamente. And we need to remember that we got a very large microbiome. Dobbiamo ricordarci che abbiamo un microbioma molto grande. So not everything that we are eating is going to be for us. Quindi non tutto quello che noi consumiamo, mangiamo sarà per noi. Because we got a family that is very large to feed before us. Abbiamo, come dire, una grande famiglia a cui dare da mangiare. The example that I give is if you like your favorite food. È un esempio che do sempre è se hai un cibo preferito. And you like those things that you love having. E c'è quel qualcosa che adori. You go to the supermarket and fill your trolley with those. Tu vai al supermercato e riempi il carrello di questi cibi che ami così tanto. And then you go home and put them in your pantry. Poi li metti a casa nel componibile della cucina. And then you go to work. Poi vai a lavorare. And then you just think, I'm gonna get home and I'm gonna get all these things. E poi rifletti tutto il giorno, dici quando torno a casa avrò tutte quelle le cornie da mangiare.
And when you get home, you open the pantry. Quando arrivi a casa e apri il componibile. And it's empty. Ed è vuoto. And you said, where is it? Dici, ma dov'è? I put it there. L'avevo messo qui. You had your kids and their friends coming to feed on that. C'erano gli amici e scusa, i figli e gli amici dei figli che sono venuti a casa. And everybody had a feast, but not you. E sì, hanno fatto la festa e tu non c'eri. And yet you were the one who went and bought this. Eppure eri tu che l'avevi comprati e per te. So in the report, sometimes there are deficiencies that you have, and you said that cannot be true because I've been buying vitamin C, I've been buying DHA, I've been getting all these, and it says that I'm lacking them. Yes, you are, because for every cell you got 10 microbes. Allora, poi tu fai il test, ti arriva il report e ti dice che sei per esempio carente in queste vitamine, in questo e quest'altra categoria, e tu dici, ma come, io ho comprato la verdura, ho comprato la frutta, ho comprato gli integratori, ho consumato gli integratori, però la verità della situazione è questa, che per ogni cellula che assorbe ci sono altre 10 cellule di batteri che consumano anche loro. So we are a huge bacterium. Quindi siamo un enorme bacterium. Or fungi, or whatever. O siamo fatti insomma di batteri, di funghi o quello che siano. Okay, that this is called the microbiome. E tutto l'insieme si chiama microbioma. So, what we need to see is that at a quantum level, besides not being reproduced, it's not sustained unless we allow the environment to sustain in itself. Allora è l'ambiente che deve sostenere il sistema, perché non c'è a livello quantico la riproducibilità. And this effect has a very significant influence in our physiology. E questo effetto ha un impatto notevole sulla nostra fisiologia. Our morphology and our biochemistry. E anche sulla nostra morfologia e biochimica. So we need to align ourselves with nature. Pertanto dobbiamo allinearci con la natura. So we talk about great medical discoveries. Si parla di grandi scoperte mediche. And all we are doing is finding out how nature does it. E invece sempre più ci accorgiamo che queste cose le fa molto bene la natura. So we need to align ourselves with nature. Quindi dobbiamo allinearci con la natura. And learn from nature. E dobbiamo imparare dalla natura. And nature always works with efficiency. E la natura funziona sempre nell'efficienza. That means invest the minimum amount of energy. Che vuol dire investire il minimo di energia. To get the maximum benefit. Per trarre il massimo beneficio. But we don't. Eppure noi non operiamo così. We invest a lot of energy. Noi investiamo tanta energia. To get no benefit. Per ottenere quasi zero beneficio. Or close to zero. O molto vicino appunto allo zero. Nature is a epigenetic quantum system. Quindi la natura è un sistema epigenetico quantistico. And the last speaker said that embryology is a quantum epigenetic system. E il relatore precedente ha detto che l'embriologia fa parte di questo sistema quantistico e epigenetico. Because any cell is totipotential until it has the epigenetic influence. Perché appunto qualunque cellula ha qualunque probabilità e potenzialità fino a quando non viene attivata attraverso il sistema epigenetico. And it depends on their position within the morula where the fate will be. Sorry.
depends on their position within the morula. It's an embryonic stage. Morula, morula, la morula, stadio embrionario, temprano. That's where, depending on where that cell is, what is going to be part of. What system will be part of? Quindi la sorte dipenderà dalla posizione in cui si trova appunto la cellula nella morula. In quale fase della morula si trova? Yeah, una polarità, exactly. The cell and all that comes out of that. The important thing is that our innate biophysics and biochemistry is basically based on the signals the epigenome is reading from the environment. Quindi la nostra biofisica e biochimica innata dipende appunto dall'epigenoma e dall'espressione del gene che viene attivata in quell'istante. So therefore we can say that we are empowered by nature. Nature is our best teacher. Così possiamo affermare che la natura è il nostro migliore insegnante o la cosa che ci dà il potere che noi abbiamo e possediamo. Because that means we can influence the changes that we need to make in order to improve our daily performance. Questo si traduce nel fatto che noi possiamo avere un impatto quotidianamente sui cambiamenti che vogliamo compiere e fare. And we all respond in a different way. E chiaramente tutti noi rispondiamo in maniera diversa. For some people an event causes them to panic. In taluni un evento genera panico. For others is the most exciting thing they could possibly ever think of ever doing. Per qualcun altro diventa l'evento più avventuroso e più entusiasmante che poteva capitare. And that could be scuba diving, parachuting. E questo può essere bungee jumping. Appunto, le variazioni sono tante, fare bungee jumping, fare paracadutismo o Some people are afraid of being in front of a crowd talking to them. Molti hanno paura di parlare in pubblico, per they esempio. Cannot do it. Non sono capaci di they farlo. They perform really well writing something, but you ask them to say something, they just freeze, they can't. Sono bravi a scrivere relazioni, a produrre materiali per iscritto. I used to be an academic and I used to sit in a lot of oral presentations and the students couldn't possibly even say hello because they would be frozen like that. Okay, so the environment dictates how you're going to respond to it. È l'ambiente che detta come tu reagirai e risponderai all'ambiente. Io tempo fa lavoravo come accademico e quindi vedevo questa espressione negli studenti che si lasciavano prendere dal panico quando dovevano comunicare e parlare e essere interrogati. But if you gave them a piece of paper, they would put everything they know and they need more and more paper because they know it all. E certi studenti invece gli davi un compito scritto e non finivano di scrivere. And yet they couldn't say anything when they were in front of a crowd. Eppure non erano in grado di parlare in pubblico davanti a una folla. Modern living can reduce our alignment with nature. Quindi è la vita moderna che può farci perdere l'allineamento con la natura. Because we are living under stress most of the time. Perché viviamo sotto stress. A lot of people are taking many drugs to keep their blood pressure, cholesterol, blood sugars, like everything under control. Sono persone che assumono una quantità infinita di farmaci per l'ipertensione, per il diabete, per questo e quell'altro. And our longevity is being shortened. E quindi si abbrevia la longevità. We have a lot of influences from the environmental waves that come with electromagnetic radiation. Noi riceviamo un'infinità di stimoli anche attraverso i campi elettromagnetici nell'ambiente. So we're gonna talk more about this in the next half of my presentation when I talk to you about the S-drive and how you can do what you can do with it. Nel prossimo intervento andrò più in dettaglio per quanto riguarda appunto i campi elettromagnetici e altri argomenti e quando parlerò dell'S-drive. Okay, it's been a great pleasure.